Ladies and gentlemen, welcome to Bozza TV. E oggi facciamo una cosa diversa. Allora, facciamo delle challenge. Facciamo delle challenge. Allora, computers. Allora, io questo provai, mi sa che è quello a prova di idiota. Sì, l'ho ingarrato! Perfetto! Questa praticamente, ragazzi, è a prova da... Anche lo dovevo dire! È a prova di idiota! Perché, cioè, guardate un po' come spara. È una cosa assurda. Cioè, sicuramente molti di voi lo conoscono già, perché l'avranno già provato, per chi gioca, ovviamente. O magari per chi ha già seguito qualche altro youtuber, qualche streamer, o qualcosa del genere. Ieri, diciamo, la morte di ieri possiamo dire che è stata abbastanza giustificata perché non potevo fare niente. Ma che, cosa facciamo qua? Possiamo? Ok, perfetto, partire. Abbiamo dei cuori di ferro forse? Ok. Allora, voi dovete capire solamente che per colpire questi qua io non ho premuto in alto o in basso, ho premuto lateralmente, quindi questo significa che l'attacco è proprio auto-aim totale. Bombe, niente cuori di ferro, peccato. Vediamo se visitiamo troppo la mappa, perché non abbiamo trovato proprio niente. Proprio niente di niente. Allora, oggi, ma vaffanculo, non volevo sprecarlo qua. Porca vacca, non volevo proprio sprecarlo qua. Vabbè, non proprio. Ora, io ora mi gioco che troverò la la stanza Lighter Room con praticamente la chiave, c'è stata la chiave che la prende. Anzi no, non c'è proprio la chiave room. Bene, ottimo, fantastico, perfetto. Sì. Damn, son. Dammi qualcosa di decente. Dammi qualcosa di decente. Vaffanculo, ma... Che cazzo che si può fare? Ok, i soldi, va bene. Sì, iniziamo così. Iniziamo una merda. I found pills. Dici che aumenta la probabilità di trovare pillole? Boh, vediamo. Nel frattempo, proprio perché è a prova di idiota, non dovrei avere problemi. Le ultime parole famose. Ok, ci sono delle pietre che mi fa proprio prendere. Quindi faccio la pezzera a queste pietre. Ok, infatti non abbiamo avuto problemi. Questo ci dà Vink. Ah, ok, ci dà un cuore di ferro. No problem, bro. No problem. Attack speed anche. Ciao. Allora, quello che stavo pensando di inoltrare un'altra serie era quella di inoltrare una serie su, visto che tra un po' esce Dark Souls 3, volevo farmi, e siccome comunque da un bel po' che ce l'ho, sto giocando pochissimo, potrei fare anche delle partite nabbe anche lì, iniziare una serie su Dark Souls 1. Ce l'ho da tanto tempo, non l'ho finito mai, quindi sì, è un blasfemo a dirlo, però... scisso, nel frattempo controlliamo un po' che sono questo scisso. Vabbè, scriviamo così, sci. No, non sono quelle, queste? No, non sono quelle, sono un po' la puntata tontata, perché sono safety. Vabbè, sì, mi danno delle bombe in più quando le raccolgo, le trasformo in bombe normali, le troll bombe, cioè, al momento non ho in mente che cosa sono. Comunque, stavo dicendo, per la serie aggiungere Dark Souls il primo, anche perché c'è chi dice che magari il primo è pure il migliore, a parte i Demon Soul forse. Però, non so. Comunque, allora, ovviamente, queste piccole intenzioni qua. Appena riesco a sistemare un po' tutto, nell'eventualità, probabilmente, vediamo se utilizzo anche la cam, così un po' per le reazioni
perché diciamo che su Isaac le reazioni sono poche, poi diciamo che non è che mi va molto di farmi mostrare mia, nella mia piena bellezza mattutina mentre sto in pigiama, ma io avevo una piaga, no, ovviamente l'ho utilizzata là, ecco, si vede che sono appena sveglio e non capisco ancora un cavolo. E quindi niente, vediamo un po' cosa riesco a risolvere. Tutto trondo, via. E poi nel frattempo comunque avrei il piacere di riuscire a trovare qualche altro roguelike da alternare comunque con Isaac, perché non credo che fare tutti i giorni la solita cosa. Ottimo. Una mitragliatrice. Ok. Mi sa che sono buoni tutti e due, non me li ricordo. Non me li ricordo. Voglio dare un'occhiata. Rapida, rapida. Ops, sbagliato. Allora, vediamo un po', perché questa è roba che ho già raccolto. Tipo scriviamo famiglia, perché è un famiglio. Se riesco a trovarlo questo famiglio, se riesco a trovarlo, ma non lo trovo, non lo trovo, non riesco a trovarlo. È come questo, però è grigio. E non è quello, perché quello spara... spara delle lacrime rosse, una cosa del genere. Eccolo! Allora, è un famiglia che ti segue e spara delle normali... Non mi fa impazzire, sinceramente. Perdono un cuore per quello. Anche se comunque... posso permettermelo, perché comunque è facile come partita con quell'oggetto lì. Se nel frattempo comunque riesco a trovare quell'altro oggetto, ma mi sa che me lo prendo e me ne frego di che cosa fa, perché io so che è buono. Però sarebbe giusto ricordarsi almeno che cosa fa, porca miseria. Cioè, voglio dire. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà visto, ma io non l'ho visto, ma a me... Ah, l'ho trovato. Eccolo. Quando muore al percentuale del 50% di respawnare. Sì, capito, questo vale la pena. Perdere un cuore per questo qui vale un po' la pena. Allora, ritorniamo in gioco. Se vuole ritornare in gioco e prendiamo questo. E però la devi prendere. Potevo fare così. Ok. Ok, hai visto? Capita fagiolo. Dovevo mettere una bomba. Niente. Ok, ciao ciao. Ottimo, ottimo, ottimo. Non mi lamento. Andiamo avanti. Anche se comunque abbiamo 2.2 di danno. Dobbiamo ancora aumentare un po' i danni. Va bene, andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Sì. Cerchiamo di fare tutti i parti possibili. Vediamo che cosa esce. Vediamo che cosa può uscire. Ok, allora. Visto che non esce così, possiamo lasciare prendere quella bocca e quella moneta. Ovviamente il cuore no, perché siamo full. È proprio a prova di idiota questo. Mamma mia, è proprio stupido così. Comunque la prossima volta faremo altri challenger, ovviamente. Questa ha a che fare con delle monete. Sinceramente non voglio andare a perdere altro tempo vicino al, diciamo, alla guida. A che fare qualcosa con le monete. Tipo dei dream. Quindi usciamo le prime monete. Tipo questa. No, niente. Vabbè. Comunque, vediamo un pochino. Dems, eh? Agitato, no? Ovviamente non andrò per la stanza, però andiamo a fare la sfida. Cazzo, non ho chiavi. Cazzo. Not good. No. Ok, andiamo qua.
E sicuramente se trovo una chiave non la vado a usare là, ma la vado a usare allo shop. Ah cazzo, ci stanno due di quelli con le chiavi. Dannazione. Non ne ho neanche una. Sta partita va malissimo a livello di chiavi. Va proprio male. Scissor. Oddio, mi sono dimenticato dell'effetto dello scissor. Vabbè, ciao. Cazzo. Allora. Che mi sa che avevo detto che era buono. Non sbaglio. Non mi ricordo. No! Cioè veramente! No, vabbè, mo. No, non ci posso credere. Sono più deluso di una volta. No, vabbè. Che ti devo dire qui? Se te lo dico a fare! Anzi, come si dice a Roma, mai la gioia! E mi arriva lo stesso. Ok, mi dà un cuore di ferro. E queste belle tre bombe. Non so che non l'ho mai visto il progetto. Mai. Ma prendiamo, vediamo. Fear shot. Oddio, che cagata. Vabbè, mi ha aumentato i danni. Quindi, solo che ora non abbiamo più cuori. Che trollata che ci siamo fatti. Vabbè. Vabbè, cerchiamo di non essere colpiti. Abbiamo due cuori, ma un cuore di ferro e uno. Ah, ok, fear shot, ok. Ma non ho già preso, non me lo ricordavo che fosse così. Vabbè. Con la tactica che abbiamo aiuta molto, ma molto di più. Vediamo che cosa c'ha da offrirci. No, non lo utilizzerò qua la chiave. L'unica chiave che ci ritroviamo. Perché voglio vedere se ci sta qualcosa di un po' più. Comunque, fear shot. Ecco, questa è la stessa stanza stronza di qui. Ma veramente stronza. Porca miseria, ma certe stanze veramente le fanno. No, non so che. Cioè, lo fanno col criterio apposito di farti morire. Oh, due chiavi, ottimo. Ottimo, non è male. Comunque, pensiamo un po' a questa cosa qui: del fatto che da fermo, appena entrato, ho scioccato tutta la stanza quasi. Ma va bene, va bene. Ah, oltretutto, sto notando, guardando quelle batterie, mi sono appena ricordato che non ho trovato nessun oggetto attivabile. Sì, attivabile. Quindi, diciamo che. Ma non ci interessa perché giochiamo molto all'ignoranza. All'ignoranza. Perché ci basta solo un po' di danno con questo. Con questa challenge che. Fa tutto da solo. Ok, andiamo di qua. Questo non mi ricordo. Ah, shit! Cazzo! Che miseria! Comunque, scusate per la tosse. Comunque mi auguro che non ci sono problemi di audio come lo scorso video, perché lo scorso video non si sentiva per niente, porca miseria, la mia voce. E mi scuso. Ho detto che ho fatto un po' ovviamente la presentazione, ho montato tutte le punti, si resettano. Io ovviamente non mi metto a testare come al solito, che vado sempre in fretta a fare le due cose, e di conseguenza il risultato è stato quello. Allora, non ci scommetterei una stanza segreta qui, ma sicuramente neanche qui ci sta. Ok, allora andiamoci a aprire quella cassa lì, però dobbiamo fare la sfida. Ho trovato due bombe, perché ne ho tantissime già. Porca miseria, ho bisogno di danni. Sono fatto di danni. Perché ho fatto veramente poco danno. Cioè, ho trovato poca roba per non di danni. Non ho proprio bisogno. Anche se i kit per secondo sono comunque danni, da come la vedo io. Solo che, specialmente con questo oggetto, anche perché. Sono tutti i kit che entrano in modo quasi sicuro, il 98-95%.
Mi è andato male a mano, wow. Comunque, un cuore non me ne faccio niente, ciao. Vabbè, vabbè, quante monete abbiamo? 16, possiamo andare ad aprire lo shop. No, qua non si va. Ah, ma, scusa, non ci ho fatto caso, vediamo un po'. Ecco, ecco. Niente di interessante. Apriamo qua e andiamo allo shop. Per curiosità, vediamo se arriva fino là. Ecco. Porca troia. E come faccio ad arrivare là? Mi date un qualcosa per volare. Ecco, mi danno un boss. Quando posso andare. Io mi copro. Ci è mancato poco. Mamma mia, è un hack questo, cioè è proprio... La sfida è... Prova di... Non so perché si chiama sfida. Vabbè ragazzi, andiamoci a fare il boss, perché tanto non ha senso continuare a stare qui, perché non abbiamo trovato un gran cuore. Vediamo un po'. Oh! Shit! Ma sono scemo io! Ma sono scemo io! Sono scemo io! Non mi dovevo spostare, dovevo stare al lato lì! Che tanto lo colpiva lo stesso! Ma come ho fatto? Ero arrivato a 3.3 di danni, non è che granché, però almeno iniziava a ingranare la partita, porca miseria! Cioè, veramente, questa partita, prova di idioto, sono andato a finire così, proprio... Puff! 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 Comunque ragazzi, il seed di questa partita è TZWC1XPG. Ovviamente andate a fare di meglio. Lasciatemi dei commenti per quanto riguarda comunque se avete in mente qualche altro tipo di gioco, specialmente roguelike, roguelike, una cosa del genere come questo. E, che dire, lasciatemi like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e quindi... sapere quando appena esce il nuovo video, giornalmente, speriamo giornalmente. E che dire, good luck, have fun e ci vediamo domani. Ciao a tutti quanti.